Benvenuti all'edizione del TG Merito di oggi, mercoledì 29 ottobre. Queste le principali notizie. Reggio Falcomatà, non svendiamo il Miramare, presto il Palazzo di Giustizia. Non svenderemo il Miramare, presto vedremo completato il nuovo Palazzo di Giustizia. Per Giuseppe Falcomatà, prove generali da sindaco della città. Smaltita la sbornia emotiva dei festeggiamenti, il nuovo primo cittadino mette subito le cose in chiaro circa i suoi intendimenti per la guida di Palazzo San Giorgio. Oggi ho ricevuto una telefonata, rivela il mio interlocutore, una persona nota e autorevole mi chiedeva di vendere il Miramare per 15 milioni di euro. Ho rifiutato la proposta, non possiamo iniziare il cammino svendendo i gioielli di famiglia. L'abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo, Reggio non è in vendita. L'altro aspetto rivelato dal neo sindaco sottosegretario alla presenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Del Rio. Oggetto della conversazione, il nuovo Palazzo di Giustizia è un'incompiuta che la città attende da anni. Il governo attende da tempo la relazione sulla consistenza patrimoniale del comune, ha spiegato lo stesso Falcomatà e Del Rio mi ha chiesto di sollecitare i commissari. È già all'atto del mio insediamento. Sarà uno dei primi passaggi che affronterò. È proprio in questo che si concretizza il tanto chiacchierato rapporto con Roma. Avere un'interlocuzione diretta significa poter dettare l'agenda e far pesare ogni partita sui tavoli romani. È quello di cui oggi la città ha bisogno. Calabria, lunedì 3, sciopero infermieri pubblici negli ospedali. Lunedì 3 novembre incroceranno le braccia, consapevoli del fatto che la loro protesta porterà numerosi disagi ai cittadini, ma convinti che le richieste sulla base del loro sciopero meritino una risposta urgente. Sono gli infermieri pubblici, ambulatoriali e no, scusate. Sono gli infermieri pubblici. Lunedì prossimo, dunque, negli ospedali saranno a rischio le attività ambulatoriali e gli interventi chirurgici programmati, con inevitabili disagi in corsia per pazienti e ricoverati. A programmare lo sciopero, al quale si affiancherà una manifestazione davanti a Montecitorio, è il sindacato delle professioni infermieristiche NURSI, dal quale spiega il segretario nazionale Andrea Bottega, aderiscono circa 22.000 dei 220.000 infermieri italiani. Il 3 novembre spiega, si fermeranno dunque le attività ospedaliere degli ambulatori, dalla radiologia agli esami di endoscopia, ed è a rischio pure l'attività nelle sale operatorie per quanto riguarda gli interventi chirurgici già programmati, ma saranno garantiti lo stesso gli interventi di urgenza. Tre fondamentalmente le ragioni dello sciopero: chiediamo innanzitutto il fine del blocco dei turnover, la fine, scusate, del blocco dei turnover e il ricambio del personale, con la sostituzione di coloro che vanno in pensione, chiarisce lo stesso Bottega, è bloccato infatti dal 2008, soprattutto nelle regioni in piano di rientro. Ciò vuol dire che gli infermieri sono sempre di meno, nonostante l'enorme mole di lavoro. Tanto che, sottolinea il segretario NURSID, secondo gli ultimi dati OCSE, in Italia mancano circa 100.000 infermieri rispetto alla media degli altri paesi europei. Altro paradosso è che se da un lato gli infermieri dovrebbero essere più numerosi per stare alla pari con le medie europee, dall'altro aumentano invece i disoccupati. Oggi sono circa 25.000 gli infermieri senza alcun lavoro e agli ormai rarissimi concorsi pubblici si presentano in migliaia per pochissimi posti. Altro nodo è quello relativo al blocco contrattuale: il contratto di categoria è scaduto 5 anni fa e da allora non è mai stato rinnovato. Quindi ciò significa, denuncia lo stesso Bottega, che i nostri stipendi sono fermi dal 2009 e la situazione non sembra volgere ad alcun miglioramento. Con la legge di stabilità il governo ha chiesto alle regioni un taglio di risorse agli sprechi che innegabilmente esistono, ma tagliare sugli sprechi vuol dire anche riorganizzare l'intero sistema di servizi, l'intero sistema di servizi, appunto, cosa che non si può fare senza usare il lavoro professionale. Di fatto denuncia anche questa legge di stabilità, ribadisce le politiche contro il lavoro pubblico. Che significa appunto che i nuovi tagli andranno a penalizzare inevitabilmente i sistemi di garanzia dei livelli essenziali, di assistenza.
Insomma, è un profondo malessere quello che la categoria denuncia a fronte di un dato innegabile. Gli infermieri, spiega lo stesso Bottega, sono i professionisti in prima linea nell'accogliere e assistere i malati acuti, cronici e fragili. E non è un caso che i primi ad essere stati contagiati dal virus Ebola siano stati gli stessi infermieri in servizio presso gli ospedali. E proprio Ebola rappresenta un'ulteriore urgenza irrisolta. Ad oggi, conclude il leader sindacale, non abbiamo ricevuto una formazione adeguata, nonostante il nostro ruolo sia cruciale per far fronte alla stessa emergenza. 'Ndrangheta Operazione Puerto Liberando, latitante Calabrò si costituisce alla polizia. Antonio Calabrò, nato a Locri il 28 gennaio del 1989, residente a Bovalino, destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 12 agosto del 2014, nell'ambito dell'operazione Puerto Liberando, si è costituito alle forze dell'ordine che hanno proceduto a trarlo in arresto per il delitto di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti importate in Italia dall'estero. In particolare, il suo indicato Calabrò, ritenuto contiguo alle cosche di 'Ndrangheta dei Romeo, intesi Stacchi e dei Giorgi di San Luca, avrebbe assunto il ruolo di emissario nell'organizzazione criminale in Olanda, con il compito precipuo di recuperare la cocaina in arrivo nel porto di Rotterdam, attraverso un veliero. L'arresto odierno si collega alla cattura di un altro soggetto latitante, Vincenzo Crisafi, 34enne, eseguito lo scorso mese di agosto a Roma, al culmine di un'attività di indagine condotta dagli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e da quelli della squadra mobile di Reggio Calabria e della Capitale. Dopo le formalità di rito, Antonio Calabrò è stato associato presso la casa circondariale di Locri a disposizione dell'autorità giudiziaria precedente. Saline Ioniche evade da casa di cura arrestato. Ancora una volta risolutivo si è dimostrato l'intervento dei carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, supportati dalla centrale operativa 112 del Comando Provinciale dei Carabinieri. Nello specifico, a seguito della segnalazione della fuga di un paziente 43enne da una struttura psichiatrica di Saline Ioniche, ove lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori, i militari sono intervenuti immediatamente al fine di rintracciare il soggetto. Nell'evenienza che il soggetto potesse recarsi dai propri genitori per compiere insani gesti nei loro confronti, è stato predisposto un dispositivo costituito da una pattuglia ad attendere il soggetto nell'abitazione degli stessi congiunti e da altre gazzelle gravitanti nei pressi della stazione ferroviaria limitrofe. Un'oretta e mezza dopo l'evaso ha suonato al citofono dell'abitazione dei genitori, facendo ingresso, è stato sorpreso dai militari che immediatamente lo hanno bloccato, perquisito e tratto in arresto per il reato di evasione. Al seguito della sua condotta, l'arrestato è stato nuovamente accompagnato presso la struttura psichiatrica, dove al termine delle formalità di rito è stato accompagnato dinanzi al GIP del Tribunale di Reggio Calabria, che ha convalidato l'arresto eseguito dalla Polizia Giudiziaria e ha disposto la traduzione dello stesso presso la casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà. Merito Porto Salvo, l'inaugurazione mostra sulla Seconda Guerra Mondiale. Oggi alle ore 10:30 presso i locali dell'ex mercato coperto di Merito Porto Salvo è stata inaugurata la mostra Il filo del ricordo dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale. Organizzato dalla Sovrintendenza Archivistica della Calabria in collaborazione con il Circolo Culturale Meli, con il supporto dell'Università per Stranieri Dante Alighieri e il patrocinio del Comune di Merito Porto Salvo. L'evento si sviluppa attraverso un percorso fotografico e documentale recuperato dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Cosenza e si riferisce al concatenarsi degli eventi bellici tra il 1914 e il 1945, periodo che include le due guerre mondiali, nonché la campagna di Etiopia e di Albania e la guerra d'Africa e di Grecia. Tra il materiale esposto vi è inoltre un particolare approfondimento dedicato al campo di internamento Ferramonti di Tarsia, liberato il 14 settembre del 1943. Un vero e proprio itinerario lungo all'incirca 30 anni,
appunto dal 1914 allo sbarco degli alleati in Calabria del 1943, appunto seguiti fino al 1946. Testimoniato dalla toccante e commovente corrispondenza dei prigionieri di guerra, con lettere e cartoline dal fronte, fotografie, volantini e altro materiale iconografico, nonché da preziosi documenti che ricostruiscono la vita militare e civile dell'epoca. Infine c'è stata una sezione curata da Gianfranco Calabrò, socio del Circolo Meli, interamente dedicata alle vicende storiche del periodo in questione, dalla cittadinanza di merito Porto Salvo e dei suoi caduti. La mostra che concorre alla celebrazione del centenario allo scoppio della Grande Guerra è stata inserita nelle Giornate Europee del Patrimonio 2014. Concludiamo con lo sport, Coppa Italia, Cosenza e Regina oggi in campo ma con la testa al campionato. Regina è impegnata questo pomeriggio al Salvito per la gara di Coppa Italia Lega Pro contro i cugini cosentini. Il precedente in campionato non è molto lontano, gli Amaranto Bravi a imporsi al Granillo con uno schiacciante 3-0, grazie alla tripletta di Roberto Insigne. Le due squadre tornano ad affrontarsi grazie a un match che si va ad incastrare nella settimana in cui si lecca da entrambe le parti ancora le ferite per le brucianti sconfitte, quella del Cosenza in casa e quella della Regina sul campo della Lamezia. Battute d'arresto pesanti per il morale e soprattutto per la classifica. In campo dunque questo pomeriggio, ma con la testa già rivolta ai prossimi impegni di campionato. La Regina davanti al pubblico di casa contro l'avversa normanna e il Cosenza con il nuovo tecnico Roselli in panchina contro la corazzata Lecce. E questo è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando al prossimo appuntamento.